Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati, io sono Nico del canale di Truffle Game e questo è il nono episodio di Outlast. L'altra volta abbiamo perso la telecamera, fortunatamente l'abbiamo ripresa, per quei pochi minuti mi sono cagato veramente addosso perché ero completamente al buio. Adesso cercheremo di continuare e di finire questa agonia, speriamo, credo. Comunque sia, andiamo di qua. Qua si cade a pezzi, si cade. Allora. Madonna, chi è questo? Only one way out, only one way. Sei brutto. How do you know you're not a patient? Che bastardo. Ok, dai. Andiamo di qua. Ok, di qua credo. Salvataggio, perfetto. Qua piove. Non so. No, no, ti prego. Un'altra volta lui c'è. Speriamo che se tipo apro la porta non me lo trovo addosso. Porca! Forse lo fre... No! Merda! Mi ha ingaggiato! Ah, Dio! Ma dove sto entrando? Oddio! Mi sono intrappolato forse. Sotto il tavolo! Non ci entra sotto il tavolo! Porca! Dai! Aia! Aiuto! Aiuto! Ai! Madonna! Mi ho ucciso! Addio! Ma che gli davano da mangiare a questo? Madonna! Mi ha ingaggiato! Ai! Mi ho assordito per un anno! Aiuto! Perfetto! Ciao! Ai! Mi fai passare! Madonna! E io me lo dovevo immaginare che si deve andare di là. No, perché è logico, certo. C'è i cadaveri lì, Dio. Anzi, forse no. Forse no. Ragazzi, forse credo che sia la strada giusta è questa. Madonna. Ha il collo mozzato. Forse, no? Per interagire che qua. Che schifo. Ma qui siamo. Oddio, dove siamo qua? Qui siamo nella parte iniziale, ragazzi. Qui siamo. See the movie, so that's where I left the card. Okay? Recupera la chiave elettronica nella sala ricreativa. Yes, coming! I'm coming! La sala ricreativa. Allora. Questa dovrebbe essere una sala ricreativa. C'è il biliardo qua. Questo non si è ristorato molto, mi sa. Comunque sì. Un pochettino. Chiuso. Ci fosse mai una porta aperta in questo gioco. Allora. Messo. C'è nessuno. Ok, credo che. Ok, perfetto. Donna, mentre c'ho la strizza, c'ho.
Ok, siamo passati. Perfetto. Oddio. Oh, l'ho squartato. Fai schifo. È bruttissimo. Di poco inquietante. Ah, troppa luce. Adesso no. Allora, vediamo un po'. Si deve andare per forza di qua, credo. Ouch. Salvataggio. Ah, oddio. Vabbè, vediamo un po'. Porca miseria. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. Why the results could not be reproduced. Sentite, basta, mi sono rotto. Che io devo finire in fretta questo gioco, perché già già sono alquanto cagato addosso. Quindi di qua, credo, sì. Perfetto. Porca miseria, sì. Non si vedono gli armadi. Oddio, uno si è chiuso nell'armadio. Eh sì, ma la scheda dov'è? La scheda dov'è? Chiuso. Quindi al piano di sopra. Al piano di sopra. Chiuso, giustamente. Questo per forza aperto deve essere, infatti. C'è qualcosa? Cos'è quello? Oh, vabbè, facciamo così, dai. Ok. Porca miseria, madonna. Madonna. E adesso? Posso passare o no? Ah, ah, ecco. Ha aperto la porta dall'altra parte. Cioè, non ha senso. Wow, non ha senso tutto ciò, però. Dai, io così. Ok. Ok, 3, 2, 1. Ah, madonna, un salto giusto l'ho fatto finalmente, al primo colpo. Ok. La chiave, questo si sveglia. Raggiungi la cappella. La cappella, ok. Allora. La cappella dov'è? Ora chi se lo ricordo dov'è. Ma se io faccio così? Oh, no, non mi fa... Non scende da solo. Ok. Uscita. Forse. Porca miseria. No, dai. Che palle questa. No, madonna. Ora dove mi nasconde? È quella l'unica via, credo. C'è scritto uscita. Madonna, chi è questo? Però non c'è l'altro quando sto vedendo. Ok, andiamo. Andiamo veloce. Ok. Di qua, perfetto. Ok. Oddio. Meglio chiudersi alle spalle, perché veramente. Madonna, ma dove siamo qua? Ah, questi a posto di attaccarmi mi chiudono mai le porte in faccia, ho capito.
Perfetto, quindi è chiuso. Aperto. Questa cucina mi ricorda qualcosa. Oddio. Cavolo. Sì, però tutti ignudi qua, uno schifo di pantaloni te lo potevi mettere, tipo. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Una scala artificiale, credo. Sì. Ok, perfetto, ragazzi. Chiuso. Sì, credo. Credo che questa sia la strada giusta. Si può rompere. Ma siamo sicuri? Non mi pare a me la strada giusta. Non... Boh. Aspettate. Non ha senso però sta cosa. Ma... forse questo... No. È un termosifone. Qua è chiuso. Non trovo altra strada. Ma qua c'è una porta mezza aperta. Madò, che sono cieco. Era meglio che non la vedevo comunque. Mi sento un pochettino... Ah, ok, le batterie si stanno scaricando. Che per adesso qua c'è abbastanza luce, quindi non c'è bisogno... del... E questo che fa? No, no, non basta. Ti lascio in pace. Oh. Perfetto. Che Dio ti proteggo. No, vabbè, lasciamo stare i cessi perché... Ma che è? Tutti a pregare qua. Addirittura. Madonna. La finestra aperta. Questo... Questo... Posso passare... Sì, ci siamo ragazzi, credo. Ma... Gli dèi odiano la malattia, la follia. Dio odia. Non mi Incesta. Ciao. Devo passare per forza da qua. Credo. Madonna. Ma è padre Martin quello. My job. You alone shall escape, Metalva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. No. È alquanto terrificante come scena, però... Sei un vigliacco. Io ti ho cercato per tutto questo tempo e adesso ti suicidi, va bene. Grazie mille. Grazie mille. Questi non mi attaccano più, sono diventati buoni tutto ad un tratto.
Boh, vabbè. Dai, che palle. Devo rifarmi tutto il giro. Di nuovo. È tutto chiuso stavolta. Ah, ecco di qua. Sì. Ragazzi, questa è una cosa bruttissima. Magari è stato posseduto. Perché ho notato di... Un'altra volta, madonna. Mentre parlo poi. Perfetto, vi conoscete. Anzi. No! E come? Non ci voleva questo. Ok, perfetto. Forse l'ho fregato. Forse. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Dove? Ma dove sono? Ah, la mensa questa. Questa è la mensa. Ok. Ah, ecco che senso aveva allora questo. Perfetto. Adesso un senso c'è in questa cosa. Adesso un senso c'è. Io mi chiudo tutte le porte. Perfetto. Prima scendiamo, vediamo. Fine della corsa? Ah, no. Vabbè. Cerco un'altra uscita. Perfetto ragazzi, io direi di chiudere qui. Ovviamente si nota un certo cambio di scena. No, non vi perdete la finale, vi raccomando, e alla prossima.